Questione di motivazioni, ne aveva di più l'Udinese che inseguiva un posto in UEFA, la Lazio già sicura della Champions poteva al massimo soffiare la terza posizione al Milan. La partita l'hanno fatta gli uomini di Spalletti, guidati sul campo da un Pizarro sempre più meritevole di un grande club. Per l'Udinese è il quinto passaporto per l'Europa in 7 stagioni, numeri che testimoniano la bontà di un progetto che dura nel tempo. 10° minuto, calcio di punizione per l'Udinese, guardate cosa inventa Pizarro, questo pallonetto per Jankulowski, il cieco va al tiro, però non inquadra lo specchio della porta. 3 minuti dopo Bertotto, il suo lancio di 50 metri per Iaquinta che brucia sul tempo Mihajlovic, l'attaccante carica al destro, Peruzzi è bravissimo a rifugiarsi in calcio d'angolo. Finalmente al 16° si vede la Lazio, Cesar verticalizza per Lopez, De Sanctis esce con grande tempismo. La Lazio tiene Cesar molto alto anche nel tentativo di risucchiare Jankulowski che agisce in quella fascia, il cieco però non sempre segue il brasiliano, in questo caso ad esempio si accentra e va al tiro, ottimo Peruzzi. Lavorano bene le due punte dell'Udinese, qui Iaquinta verticalizza per Muzzi che ingaggia un gran duello con Stam, ma alla fine l'olandese in qualche modo riesce a limitare i danni. La Lazio invece è tutta lungo l'asse Cesar Lopez, anche in questo caso come vedremo l'uscita di De Sanctis risparmierà l'Udinese guai peggiori. Ripresa, gemiti per Manfredini nell'Udinese che dal 4-4-2 iniziale passa alla difesa 3 e infoltisce al centrocampo e dopo 2 minuti Iaquinta si fa valere di testa, Muzzi allora tenta la carta del pallonetto ma senza particolare fortuna. Dall'altra parte Simeone indossa i panni a lui congeniali del guerriero, grande iniziativa la sua, De Sanctis però non si fa sorprendere, dell'8° minuto. Messaggio di Spalletti ai suoi, il Chievo a Torino perde 2-0, l'UEFA è vicinissima, prova allora ad acciuffarla Iaquinta, conclusione respinta da Mihajlovic sulla linea e 1 minuto dopo al 17° Jorgensen servito da Jankulowski. Conclusione sul primo palo ancora impeccabile Peruzzi. Castroman e Liverani per Fiore e Mihajlovic nella Lazio che sfiora il gol con il solito Lopez. De Sanctis conferma di essere uno dei migliori portieri del campionato, poi c'è una conclusione anche di Fiore, 19°. 21° Simeone e Fernando Couto su Muzzi che finisce a terra. Per Trefoloni ci sono gli estremi del calcio di rigore. Dal dischetto serve freddezza, Pizarro ne ha da vendere e l'Udinese passa in vantaggio. Per il cileno 7ª rete stagionale, la 6ª dagli 11 metri. Ancora cambi, Muntari e Janker per Iaquinta e Muzzi, Gottardi per Gianni Cheda e l'Udinese raddoppia. Lo fa con Jankulowski, il suo uomo migliore assieme a Pizarro, gran sinistro quello del cieco. 41° rigore anche per la Lazio, Kroldrup su Castroman, Lopez segna il 25° gol nel campionato italiano, potrebbe anche essere l'ultimo, poi via alla festa dell'Udinese. È tutto, linea Roma.